ultimamente c'è quest'INPS, sta togliendo soldi a tutti quanti i pensionati, sì. Ma non i pensionati, quelli, sai, uno ha 3.000 euro, ti levano i 100 euro, non succede niente. Sì. Ti voglio dire, a gente che prende 600, 400 euro di pensione, la gente mi ferma per la strada, perché ormai a me mi vedono come una Giovanna d'Arco. Come un... Ma io, signori miei, Giovanna d'Arco non lo sono. Assolutamente, io dico le cose, ma tanto dalla parte di là non le sentono le cose. Cioè, tutti quanti stanno togliendo e non ti giustificano il perché. Cioè, nessuno, tu vai da un padronato, non è che ti dice, cioè, ti aiuta a dire, no, questa è una cosa che sarà giustificata, precisa, eccetera. No, non riescono a dare... Nel caso di gente di 600 euro che gli hanno tolto 152 euro, che poi se le riprendono un po' alla volta dalla pensione, gliele sta, ma non vuol dire niente, ma perché se uno prende pochissimo in virtù di quello gli dice no, ma perché il tuo reddito è cambiato, ma se quello viene un reddito dallo 2010, 11, 12, 13, è sempre lo stesso. Che cazzo sembra, che cose si vogliono inventare questi delinquenti? Sono una massa di delinquenti. Hanno nuovo storia vecchia. No, è terribile, quindi io vorrei dire a questo Renzi, caro Renzi, vedi, tu è importante, mi fa piacere che sei un green pair, vuoi fare tante cose, eccetera, vuoi fare la legge elettorale, una frega di novità. Ma tu hai da capire una cosa, caro, per me sei un dundì. Le pensioni, la prima cosa che devi fare, non si toccano. Le pensioni della povera gente non si toccano, e questo è il tuo primo dovere di politico. Ma che me ne frega me l'elezione delle elezioni, mi sta bene pure tutte le altre cose che hai detto. La Camera, il senatore, tutto. Ma le pensioni della povera gente non si toccano, e questo ognuno a chi li deve 150, a chi 40, a chi... Ma non va bene, non è giusto, guardi, io ti giuro, se mi parte un cervello, ho detto se mi parte, cioè, perché può succedere, no? Tutto. Quando vedi tutta questa cattiva, ma senza dirti niente, cioè tu la dignità di uomo non ce l'hai, cioè non è che ti avvisano, guarda che questo mese ti saranno tolti X sì. soldi per questa ragione, no, te le levano e basta. In virtù di quale diritto? La mia dignità di uomo dove va a finire? Allora sai che faccio? Uno di queste volte, siccome l'Inps a Pescara ci sta, se mi partono i cervelli io mi porto dietro una frega di gente, ma nel vero senso della parola, te lo giuro, guarda, perché non è possibile. Allora dici, ma quella che gente, che c'entra? Che c'entra? Quella è una forma di rivolta, perché non è giusto. Dice, ma va, sembra, ma quelle le fanno gli altri. È anche vero che i dipendenti degli uffici, poveri, non c'entrano. Non c'entrano niente, ma tu quando, allora, quando si fa una rivoluzione, caro amico, tu sei giovane, la rivoluzione, quando fai la rivoluzione muore tanta gente innocente. Lo capisci questo, sì? Quando ci sono le rivoluzioni, quando si fa una l'esasperazione, questi stanno portando la gente all'esasperazione. Quello lì che si è ucciso lassù perché non c'aveva più lavoro, ha ucciso la moglie, ma secondo te è una cosa normale? Che hai fatto il cervello, e perché mi imbatto il cervello a uno che balla lì e si porta a rete la preghiera di gente? Ma non è l'Inps, è qualsiasi tipo di ufficio che non va bene, perché stanno portando alla disperazione la gente, senza giustificazione, senza dignità, li stanno massacrando, non va bene. Quindi, caro Renzi, vedi le fa, cioè tu la Fornero, poi non ne parliamo, non ne parliamo. Il capo dello Stato che dice mi sono fatto l'aumento per le mie nipoti, per i miei nipotini, che le nipotine tu devono essere dei maialini, quelli nostri saranno a morire. Va bene questo, va bene così. Lasciamo perdere, va.